Il candidato unico del centro-sinistra alla presidenza della provincia di Teramo, Giuseppe D'Alonso, sindaco di Crognaleto, ha presentato il suo programma. Linee guida che toccano i punti più importanti su cui l'ente provincia è competente: viabilità, scuole, territorio, ambiente e sanità. Il Partito Democratico Teramano, schierato in tutte le sue componenti, ha voluto dare oggi prova di compattezza e unità su di lui. Il mio programma spazia un po' su tutte le argomentazioni, quindi parliamo della sanità, parliamo dell'acqua, parliamo della messa in sicurezza dell'acqua e quindi mi riferisco al sistema del laboratorio, ed è ovvio che poi la maggiore attenzione va prestata alla viabilità. Quando si parla di provincia il primo pensiero viene appunto alla strada, l'efficienza, la sicurezza, e lì si apre un mondo che non è solo il cosiddetto asfalto, ma è la prevenzione al dissesto idrogeologico, è la manutenzione nei momenti più brutti dell'inverno, cioè l'innevamento, il disgelo, insomma mettere in sicurezza il cittadino, perché viabilità significa mobilità e quindi fruibilità del territorio. Il futuro presidente della provincia di Teramo avrà a disposizione un bel tesoretto da spendere: 85 milioni per completare la Teramo Mare con lo snodo di Giulianova Roseto e oltre 60 milioni di euro per l'adeguamento sismico delle scuole. La provincia infatti è proprietaria di uno dei patrimoni scolastici più importanti d'Abruzzo, 26 istituti suddivisi in 7 comuni: Teramo, Giulianova, Roseto, Atri, Nereto, Sant'Egidio e Castelli. Si pensa al sindaco di Crognaleto, si pensa a un futuro presidente con un occhio più attento alla montagna. Da sindaco del comune di Crognaleto ho difeso con i denti il mio campanile anche uscendo fuori a tutela della montagna. Da futuro presidente, che spero sarò, farò il presidente della provincia coniugando i due aspetti, e cioè la costa. Noi abbiamo un magnifico litorale adriatico che va obbligatoriamente coniugato con l'entroterra, e quindi a partire dal porticciolo di Roseto, a partire dall'8-0, e quindi torno di nuovo sulla viabilità, e per poi toccare gli impianti di Prati di Divo e Prato Selva, sarà un impegno di tutto il territorio provinciale. Infine, alle domande se il centro-sinistra compatto voterà per D'Alonso senza franchi tiratori, il segretario del PD teramano Gabriele Minosse si è detto tranquillo, fiducioso e certo di festeggiare a fine mese l'elezione del sindaco di Crognaleto.